18. Incontro in prefettura questa mattina per la vertenza ATR, ci sono novità? Novità non ce ne sono, d'altronde l'incontro non poteva che essere interlocutorio, sebbene il prefetto avesse già ben nota la situazione, avesse approfondito insomma tutti i passaggi che c'erano stati e ci ha garantito comunque un impegno della prefettura affinché si provi a ritrovare insomma una soluzione ad una situazione oggettivamente complicata, con la consapevolezza che le ricadute non sono solo per i lavoratori ATR che sono già pesanti, ma sono per tutto il territorio, per cui adesso ci aspettiamo che tutti i passaggi che devono essere fatti vengano fatti a breve. Perché il problema, Boccalera, è sempre la questione degli stipendi per la cassa non integrazione. Non solo la questione degli stipendi, la questione del sito produttivo che di fatto sta morendo. Ricordiamo che è fermo da febbraio, gli stipendi sono una priorità, ma subito dopo arriva il sito, che non riusciamo a capire che cosa voglia fare il dottor Di Murro con questa azienda. Questa mattina non c'era il dottor Di Murro. No, come sempre, l'assente preferito. E il problema non è la sua presenza, il problema è quello che farà. A noi non interessa guardarlo, vederlo, interessa che lui riesca a riportare questo sito come era prima, ma di fatti non lo sta facendo, anzi soprattutto lo sta affossando ancora di più rispetto a quello che era. E quello che ci dispiace è che anche la politica su questa partita sta giocando male e che stiamo perdendo veramente un know-how nella provincia di Teramo che non ci possiamo permettere. Tra l'altro ricordo anche l'impegno del presidente Marsiglio di convocare i curatori, che stiamo ancora aspettando, lo abbiamo sottolineato anche al prefetto, che devo dire il prefetto si è impegnato a ricostruire un tavolo in tal senso, e in tal senso ci ha fatto anche capire che come istituzioni non stanno dormendo e quindi si stanno attivando per verifiche particolari rispetto alla situazione dell'imprenditore. Ecco, che situazione dei lavoratori in questi mesi come... I lavoratori in questi mesi sono disperati, in quanto non hanno lo stipendio ormai da 5 mesi. In più c'è stata la situazione del Covid che ha ulteriormente creato problemi. Qualcuno mi ha fatto la domanda precedentemente e mi ha chiesto se qualche lavoratore stava pensando a fare gesti inconsulti. La risposta è: auguriamoci di no, solo che la situazione dei lavoratori è veramente drammatica. L'ultima volta alcuni lavoratori ci hanno mostrato i buoni pasto che vengono presi dal comune perché non sono più neanche in grado di fare la spesa. Questo è veramente un problema, perché oltre al fatto del lavoro che manca eccetera eccetera, c'è anche la dignità delle persone che deve essere rispettata, e in questa fase non sta accadendo neanche questo. Quindi se tutti si rendono conto del dramma sociale che si sta verificando in questo territorio, sicuramente ne prendiamo atto tutti e cercheremo di trovare delle soluzioni, anche se è difficile.